Salve amiche ed amici, eccoci qua di nuovo per un nuovo tutorial di gastronomia casereccia. Ministra, di zucca con formaggio. Mentre proseguono gli sbarchi sulle nostre coste, i 1500 sono arrivati solo a Reggio Calabria, soccorsi dalla Marina Militare. Il ministro dell'Interno Alfano in cassa dopo la Francia e il sostegno di Germania e Spagna. Cin cin. Frontex Plus, la missione europea di sorveglianza nel Mediterraneo, destinata a sostituire da novembre l'operazione Mare Nostrum. Soddisfatto Alfano in visita prima a Berlino, poi a Madrid, per quello che definisce un importante riconoscimento del grande impegno italiano. Ci sono già tutte le condizioni perché l'operazione possa avvenire. Il commissario Malmström lo ha detto e lo ha ripetuto, quindi adesso rafforziamo il consenso politico all'operazione perché è molto importante. Sull'immigrazione basta accuse reciproche, si sottolinea da Berlino. La Germania Com'è? Chiede però all'Italia maggiore attenzione al flusso Fammi vedere. Verso il nord Europa, quindi il rigido rispetto delle regole Buono. Europee su identificazione e richiesta d'asilo nel paese di arrivo del migrante in Spagna. Buono. Alfano, Buono. Oltre al consenso politico, raccoglie anche la disponibilità ecco, di Madrid. Quindi, benvenuti al mio nuovo tutorial, come cenare. La cronaca adesso gridava minacce con due macete in mano. Un nigeriano arrestato a Liegi dopo aver seminato il panico nel centro storico. Ha ferito anche un carabiniere. L'uomo era già stato arrestato e rilasciato altre volte durante le fasi dell'inseguimento. Alcuni passanti si facevano selfie con i cellulari. Andrea Rustichelli. Iesi è sotto shock dopo l'arresto di Precious Omobogbe, il nigeriano di 26 anni è accusato ora di lesioni aggravate, tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato. Già quattro volte dall'inizio dell'anno l'uomo era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Poteva essere una mattanza lunedì sera in centro, erano le 19.45, pioveva a dirotto e per fortuna c'era poca gente in giro. Il nigeriano, disoccupato e pluripregiudicato, prende un grande sasso e si dirige verso un negozio di coltelli. La vetrina si rompe facilmente. L'uomo ruba diversi macete, poi ne impugna due e così iniziano i suoi 60 minuti di follia. Vi ammazzo tutti, grida. Intervengono prontamente polizia e carabinieri, braccato e accerchiato. Il nigeriano non si arrende, un poliziotto spara due colpi in aria, ma lui non si calma, così gli spara un colpo alla gamba. Ferito, continua a correre fino a una chiesa, le porte sono chiuse, lui è accerchiato e quando sta per essere arrestato scaglia il macete contro un carabiniere che resta ferito lievemente. E ora tutti si domandano a Iesi e non solo come sia possibile che un pluripregiudicato sia libero di scendere in strada Buono. Mettendo a rischio Questa. La sicurezza di cittadini inermi. Ministro, è passato. Ancora cronaca, sciocca l'ospedale di Potenza dopo la pubblica... È stato un passato di zucca? Un chirurgo accusa la propria equipa di aver ucciso deliberatamente una paziente Zucca. Per coprire un errore medico. Era adesso non c'è più, quindi era proprio un passato di Zucca. Zuccava. Io sono responsabile della morte. Io ogni notte vado a adesso anche questo sarà passato. Perché tu puoi ammazzare un insieme mille morti. Zucca e fu questa roba. Parole agghiaccianti, una drammatica e disperata confessione. È la denuncia shock di un medico dell'ospedale San Carlo di Potenza che ad un collega racconta i momenti tragici di un intervento al cuore finito con la morte della paziente, una donna di 71 anni, il 23 maggio del 2013. La conversazione registrata viene pubblicata dal sito basilicata24.it. L'abbiamo uccisa, racconta l'anonimo dottore. L'equipe medica spiega, avrebbe continuato ad operare l'anziana nonostante la rottura di una vena cava solo per coprire un grossolano errore chirurgico. Io sarei sicuramente che non è andata da qui se avessi volato, ma non posso farlo perché passo di là in licenza. La procura aveva già aperto un'inchiesta, ora anche la regione Basilicata ha istituito una commissione di indagine come pure un ospedale. Uno scenario di gravità assoluta, commenta la direzione della struttura sanitaria che ha sospeso per 30 giorni il chirurgo. Avrebbe dovuto denunciare tutto al vertice dell'azienda. La gravità di queste affermazioni ci ha indotto ad aprire un'indagine interna che ho affidato ovviamente alla direzione sanitaria. Perché da febbraio questo era un caso di, tra virgolette, presunta malatalità
pretesti spariti, depistaggi omessi, desecretati, fascicoli custoditi negli archivi del Ministero degli Esteri sulla strage di Ustica. Per le carte emerge la prova del muro di bugie che allora, da più di 20 anni. Grazie di seguirmi. Con verità sul 19 caduto. In tanti, e tante volte. Un tratto di penna cancella la sigla segreto. Questo è uno dei documenti sulla strage di Ustica declassificati lo scorso aprile e finalmente accessibili dopo 34 anni. Dossier inediti che però non svelano ancora il mistero sul 19 Italia precipitato in mare la sera del 27 giugno 1980, una tragedia in cui morirono 81 persone. Siamo contenuti a una quota di 750 metri e tutte le notizie abbiamo lasciato l'opera di ponte. Centinaia e centinaia di pagine dalle quali più che le verità emergono le menzogne, quel muro di gomma su cui andarono a sbattere le inchieste e quel memorandum dei servizi segreti sul ruolo degli Stati Uniti che hanno sempre negato la presenza dei propri velivoli nell'area dell'incidente. Eppure all'epoca il comandante della forza aerea di Saratoga parlò di traffico aereo molto sostenuto evidenziato dai radar nel Tirreno meridionale. Ed ecco i telex dell'ambasciatore italiano a Tripoli che sollecita la definitiva chiusura del caso del MiG libico schiantatosi sui monti della Sila, secondo alcuni, proprio lo stesso giorno della strage, richiesta accolta dall'Italia per non compromettere i rapporti con Gheddafi. Infine, il casco da pilota militare con inciso il nome John Drake, trovato in fondo al mare vicino ai resti del relitto, un reperto misteriosamente smarrito o, come scrivono gli 007, più probabilmente è stato fatto sparire. Nelle carte non c'è il nome dell'assassino, d'altronde nessuno se lo aspettava. C'è però la prova che hanno giocato sporco in tanti, non soltanto gli Stati Uniti, Francia e Libia, ma anche l'Italia. Che meraviglia. Chissà, finalmente parli e ci dica la verità. Mangiare in famiglia. Se torniamo ad occuparci di quanto sta accadendo in Medio Oriente, perché un macedone musulmano residente in Medio Oriente sarebbe partito probabilmente per combattere in Siria, si rafforza l'ipotesi degli investigatori su una cellula islamica delle Dolomiti, Stefania Bolzano. Dove si trovi ora Munir per Caramaleschi e soprattutto se sia ancora vivo o morto resta un mistero. Si sa solo che alla partenza del 26enne musulmano da questo paesino dell'Alpago, noi abbiamo come cantante Zucchero, ma un cognome vero, Caramaleschi, partito per la Siria per combattere contro l'esercito di Assad. La sua morte in battaglia, attestata da alcune fotografie, getta un'ombra anche sui progetti di Caramaleschi e sul suo destino, anche se una delle sue sorelle ci racconta di averlo sentito al telefono proprio pochi giorni fa. Abbiamo parlato con lui, però quasi 4 giorni fa. La sua partenza poco prima di Natale aveva sorpreso tutti, a cominciare dal padre Musa, per un operaio edile ben inserito nella realtà paesana di Chiesa dal Pago. Per sempre vado in Macedonia, ha detto, parlato con mio papà. Mio papà ha detto, io ti prego qua, se non ti piace vai giù in Macedonia. E poi noi siamo ancora qua, lui ha detto che vado a Bosnia, voglio stare là. I Caramaleschi, padre, madre e 4 figli, oltre a Munir, arrivarono a Palughetto dalla Macedonia 7 anni fa. Sono musulmani e frequentano il centro islamico di Ponte nelle Alpi ed è proprio lì che Munir fa amicizia con Ismar, morto in battaglia per l'Islam. È proprio questa consapevolezza che ora getta nella preoccupazione i parenti, che non sanno dove si trovi il giovane e dove abbia lasciato la moglie e le 3 bambine piccole. Pensiamo che è andato a Bosnia, poi quando è morto Ismar, e poi abbiamo capito noi quando, dove sono andati tutti e due. Il capo cordata era vivo ma non sono riuscita a salvarlo. La testimonianza del soccorritore che ha cercato in vano di aiutare uno dei 4 alpinisti morti sul Monte Disgrazia in Valtellina, Eleonora Di Lauro. Che tragedia. Noi abbiamo sentito il tonfo alle ore della caduta. Abbiamo capito che era successo qualcosa. Alessandro Campi, fisioterapista e alpinista, e una sua amica e collega erano ad 1 ora di distanza dai 4 alpinisti brianzoli precipitati in un canalone del Monte Disgrazia in Valtellina. Quando arrivano sul posto dell'incidente, il Monte Disgrazia in Valtellina. Che 3 sono già morti, il 4 sussurra. Oh, accidentarsi giusto nel Monte Disgrazia. Sopravvissuto. Cercando di mettermi in sicurezza. È proprio una bella disgrazia. Assicurato, gli ho fatto domande per tenerlo cosciente. Io l'arrampicata nel Monte Disgrazia non la vado a fare. Dove lavorava, porta sfiga, un monte con quel nome. Mentre uno cercava di metterlo in posizione, l'altro continuava comunque a chiamare i soccorsi, però il telefono proprio non avere c'era un incidente assolutamente caldo. In una scalata poi la decisione nel Monte Disgrazia. Lasciare il ferito e scendere. Pensa a valle per allertare i soccorsi, che partiranno immediatamente, ma comunque troppo tardi per trovare Gritti ancora in vita.
Alessandro non è in grado di dire se Grit si sarebbe salvato oppure no. Sa solo che ha fatto 45 minuti di marcia senza riuscire a fare una telefonata di emergenza. A poche centinaia di metri le cose vanno diversamente. Se fossimo stati un 200-300 metri di dislivello più a monte, un nostro amico un paio di anni fa ha chiamato le linee svizzere, sono venuti a recuperare il ferito. Non siamo nel deserto dei Gobi. Siamo comunque a un chilometro in linea d'aria da un rifugio servito da una potenza di linea fissa. È impossibile che non si riesca a mettere un minimo di copertura per salvare le vite. Voltiamo pagina con il calcio, seconda giornata di ritiro per la nazionale italiana a Coverciano, in vista dell'amichevole contro l'Olanda giovedì a Bari. Indiana e Donatella Scarlatti. Chi va e chi viene? Tornano a casa Osvaldo e Paletta, arrivano Ogbonna e Quagliarella. Si ferma Giorgio Chiellini per un problema muscolare. Contro l'Olanda non ci sarà. La speranza che possa essere recuperato per la gara d'esordio delle qualificazioni europee. Il 9 a 8. Giornata intensa a Coverciano, tra lezioni di tattica in aula magna e allenamenti quasi completamente a porte chiuse. È la giornata degli attaccanti di Simone Zazza, classe 91 del Sassuolo, sotto osservazione già dai tempi di Prandelli. Il mio obiettivo è quello di affermarmi. Di diventare, tra virgolette, ancora più forte, sì, voglio diventare il più forte attaccanti italiani, ma poi se diventerò più forte non sarebbe male. E soprattutto la giornata di proventi conoscenze. Forte, voglio diventare più forte. Sono tornato molto più motivato, più carico. E adesso debole. Sicuramente più maturo perché sono stati... Ocurrió en la ruta nacional 9 a la altura de la localidad santiagueña del Cinco. Un choque. Lagándolo de muertos, cinco de ellos maestros que viajaban a la capital y siete heridos, algunos de ellos de gravedad. Sí, indescriptible. Sí, sí. Nos dejaron sin palabras y sin saber controlar a los chicos que en ese momento justo el lugar que yo llegué. Marte para sanar más profundamente. Supimos lo de von Bernich, la discusión de Héctor con von Bernich en el campo de concentración y, por otro lado, que le habían agregado el hombre libertad porque era lo más preciado que ellos tenían ahí adentro. De ahí sale Ana Libertad. Ana Libertad nació el 16 de junio de 1977 en la comisaría Quinta de la Plata. Su madre, Elena, figura todavía como desaparecida. Los restos de su padre, Héctor, fueron identificados por el equipo forense.17 minutos después. Beh, cari cinci. Così, niente. Vi ho fatto vedere una maniera di cenare. Spero vi sia piaciuto. In attesa di girare altri video, vediamo un po' come viene il seguente. Mi commiato a tutte e tutti voi.
E arrivederci. E mi raccomando, non lasciate di seguire le novità sul mio canale Saint Jean. E a presto. Ciao. Ah, poi ho visto caricando un video che si possono caricare in YouTube i video di Google Plus. E io ho caricato tutti i micro clip in YouTube. Se voi volete guardare la mia produzione di Google Plus in YouTube, c'è una cartella di riproduzione a parte. I video di Saint Jean che ha caricato in Google Plus. Ciao.